La cultura è mezzo necessario per la conservazione della fede, perché all'aurora del terzo millennio, in cui con la globalizzazione stiamo assistendo alla mescolanza di tradizioni diversissime e alla conseguente provocazione di conflitti nel tentativo di affermare su tutto il materialismo capitalista, ogni mente pensante avverte il bisogno di chiedersi ragione dell'esistenza. La Chiesa del Triveneto propone da alcuni anni il Festival Biblico, un evento coordinato dalle diverse comunità diocesane che sta ampliando gradualmente il consenso anche nella società laicale. Sono contento di questa iniziativa perché mi sembra che si crei in questo modo un contesto dove è possibile riaprire attenzione con un linguaggio nuovo, con strumenti nuovi su un testo che per noi è fondamentale, che è la Sacra Scrittura. E sapere che si lavora per avvicinare la Bibbia alla nostra vita, penso che questo sia senz'altro una grande occasione importante. Il tema oggetto di riflessione per l'edizione 2017 è il viaggio, metafora del cammino di ogni vita dall'esperienza terrena alla visione dell'infinito, che la diocesi di Rovigo ha voluto soprattutto rappresentare in una coinvolgente opera scenica ispirata alla Divina Commedia. Felice chi è la strada nel cuore. Sono stati 3 giorni meravigliosi in cui il viaggio è stato declinato all'infinito secondo tutte le sue potenzialità. Un viaggio vissuto attraverso esperienze culturali, esperienze musicali, attraverso la musica e il teatro, attraverso conferenze, attraverso tutto ciò che la cultura può fare. Il Festival Biblico è stata un'esperienza fondamentale in cui anche far capire che spiritualità e cultura possono essere una sinergia e un camminare, un viaggio insieme fondamentale. Sono stati 33 gli eventi che hanno caratterizzato Rovigo in questo meraviglioso viaggio e in cui pensiamo che il fulcro, il punto di raccordo sia stato proprio Dante Alighieri, l'archetipo, il viaggio per antonomasia, la sua Divina Commedia, un viaggio lucido e folle come lui solo, questo grande artista che tutto il mondo ci invidia, può essere stato. E allora ci ho tenuto particolarmente che la Divina Commedia fosse un po' il punto di raccordo e uno spettacolo, grazie a Dante, potesse essere quel cammino fondamentale umano, e ringrazio davvero Teatro Insieme Sarzano di aver accolto questa sfida di rappresentare Dante secondo canoni che sono un po' nuovi ma che sono stati fondamentali per restituire all'attualità un canto che è senza tempo. Inferno, Purgatorio e Paradiso, uno spettacolo grandioso, molto impegnativo, che ha avuto bisogno di tanti mesi di preparazione. Chi vi sta parlando è uno dei 3 registi, assieme a me c'è stato Marla Poletto e Massimiliano Salvanna, perché veramente il lavoro e le persone coinvolte sono state moltissime. Si è visto tutte e 3 le cantiche, quindi dall'Inferno al Purgatorio al Paradiso, con un taglio particolare, perché abbiamo avuto un gruppo rock, che sono i Grace, per l'Inferno, ma coinvolgendo anche i Psychodrummers, che sono un gruppo di percussionisti, assieme anche ai Next Level, invece, che fanno parkour. Il pubblico era il centro di questo spettacolo, perché Dante, che era Dante uomo nell'Inferno, era in mezzo al pubblico. Purtroppo c'è stato un problema da un punto di vista proprio logistico, di tempo, che abbiamo dovuto farlo all'interno del Teatro Don Bosco, e invece la sua location reale era all'interno dei giardini delle Torri di Rovigo, quindi Piazza Matteotti. Il pubblico si doveva spostare in 3 posizioni diverse e vivevano 3 situazioni diverse. Purtroppo all'interno ovviamente questo non è stato possibile realizzarlo, anche se il pubblico nell'Inferno era realmente al centro dello spettacolo, dove tutto girava attorno, dai Psychodrummers ai Next Level, che realmente lavoravano prettamente, totalmente in sala. Mentre per quanto riguarda il palco, vedeva ospite realmente il gruppo rock, con dei brani loro riadattati attraverso l'inserimento del violino, grazie a Valentina Borgato, che è riuscita
a mescolare assieme a Mattia Pecoraro la musica classica al rock. Questo poi si è passato direttamente al Purgatorio con un gruppo rock, tra l'altro di Padova, che sono i Gospel Up. Dante non era più uomo, ma si è arrivato a un Dante donna in un concetto di purificazione, dove ha accompagnato questa salita al monte con diversi brani loro e con una parte invece coreografica che faceva immaginare allo spettatore che cos'era Dante e che cosa aveva vissuto Dante nel suo viaggio. Siamo arrivati poi al Paradiso, in cui abbiamo una serie di altre persone che hanno lavorato all'interno, che erano veramente molte, al di là del flauto traverso che abbiamo visto prima e del violino classico. Ci siamo ritrovati invece anche una parte del piano con Nicola Rigato, ma non solo, avevamo due cori, un coro femminile di Lendinara e un coro invece di voci bianche del Complessivo 2, quindi una collaborazione importante anche con la scuola, ma non solo, perché ci ritroviamo anche a Teledanza, una scuola di danza, dove avevamo dei ragazzi sui 15 anni che hanno dato vita a tutta la parte coreografica, quindi quello che descrive Dante visualizzato, queste anime che danzavano, che era quello che riporta Dante nella Divina Commedia. Ma non solo, avevamo anche una ballerina solista che faceva classica e di conseguenza abbiamo avuto questa maggior eleganza nel dar vita alla figura di Maria che ascende verso la rosa. Siamo arrivati al quarto anno, la quarta esperienza di spettacoli che prepariamo per il Festival Biblico e di anno in anno abbiamo sempre creato qualcosa di diverso, cercando di coinvolgere più figure possibili, più artisti di diverso calibro e diverse arti, dalla musica al balletto. Quest'anno abbiamo avuto i gruppi rock, abbiamo avuto gruppo di musica classica e abbiamo sempre cercato di creare delle sinergie, sempre seguendo quello che era lo spirito che segue, che lega il Festival Biblico, che è l'unione delle sinergie e delle forze per arrivare a un obiettivo comune, che è quello di divulgare e di far conoscere quanto più possibile l'arte e lo spettacolo. Quale impronta lascia questa testimonianza così complessa e coordinata nella comunità locale? Lascia una possibilità di pensare e sognare Rovigo come capitale della cultura italiana, potenzialità enormi. Lascia la possibilità di lavorare insieme, c'è la possibilità e la bellezza di una parola che, mentre tutto il mondo va a dire io ho l'esclusiva, il Festival Biblico dice noi abbiamo l'inclusiva. Non credenti, credenti, società civile, società ecclesiale, gruppi di diversa provenienza, poter fare qualcosa insieme, poter lavorare insieme, progettare e pensare spazi, dinamiche diverse, questo è il grande valore aggiunto, lo chiamano i sociologi il valore aggiunto sociale che il Festival Biblico ha davvero lasciato alla nostra città e al nostro Polesine. Ha lasciato una rete di relazioni fondamentali e questo è il vero successo di un festival, non tanto una partecipazione di grandi numeri, che pure ci sono stati 10.000 presenze, ma una partecipazione attiva e consapevole dove ognuno si è sentito protagonista e ha portato avanti un Festival Biblico. Basti pensare 56 ragazzi che hanno vissuto l'alternanza scuola-lavoro e come si sono entusiasmati a essere fotografi, a essere giornalisti, a essere informatori, a essere persone che hanno dato il meglio di loro stessi in questi giorni di festival. E nell'ambito ecclesiale triveneto cosa rappresenta? Io penso che sia innanzitutto un non aver paura e un uscire dai luoghi comuni.
uscire dall'idea che il cristianesimo non sia una forma di cultura, ma a che anzi possa portare e dia un contributo essenziale a questa cultura umanistica che stiamo cercando e ricercando insieme. Penso che sia un valore aggiunto che diamo a una sana laicità, non la laicità che tutti debbano tacere di fronte alla propria fede per rispettarsi, ma che tutti possiamo esprimere la nostra fede e possiamo parlarne e farne cultura e oggetto di discussione. Ecco, una laicità che sia inclusiva e una possibilità di esprimere appieno la propria spiritualità, questo il Festival Biblico lo lascia. Lascia anche delle intuizioni felici per le comunità parrocchiali, per le possibilità di non aver paura e di trovare anche dei luoghi inconsueti in cui la parola possa risuonare, luoghi informali in cui anche sono rispettate le istanze di ciascuno, in cui la piazza è rispettata. Ecco, il Festival Biblico è un evento spirituale, e ci tengo a ribadirlo, e non un evento religioso. Va alla ricerca di quel cristianesimo anonimo di cui già parlava Paolo VI, in cui persone di buona volontà possono camminare insieme.